Ho sempre pensato che la lingua italiana fosse molto divertente, quindi vediamo se questo riassunto cringe vi farà ridere. In un mondo dove la macro, l'energia stessa del pianeta, viene estratta dalla Cina e trasformata in energia elettrica, noi impersonificheremo Claudio, un soldier o ex soldier, sì lo sappiamo per certo in quanto il nostro Claudio parla solo di questo o di soldi, cerca di guadagnarsi da vivere facendo il terrorista. Che d'altronde è più che fattibile che prima o poi un tizio di nome Claudio decida di diventare delinquente vista la situazione italiana. Ad ogni modo, Claudio insieme a Barretta, Jessica, Cuneo e Biggs, che non ho idea di come si traduca, faranno saltare un reattore, scapperanno e arriveranno al settore 7, ove conosceranno la gnocchissima e in HD Stefania, così da farci fare missioni tipo recuperare gattini, che è un po' il compito di ogni terrorista al mondo tra una bomba e una Lakbar. Ad ogni modo, dopo una situazione simile ad un datore italiano che deve pagare il suo impiegato, ovvero che per pagare Claudio per il lavoro ci sono voluti giorni per 1500 misere gil, Barretta paga e come ricompensa lo butta fuori dalla squadra. Però Jessica chiede a Claudio di dargli una mano e recuperare del materiale esplosivo per l'assalto del giorno dopo. Alla squadra si uniscono anche Cuneo e Biggs. Una volta saltata la base Shinra e recuperato il materiale, Jessica invita Claudio a cena per il giorno dopo, dando chiari segni di volergliela dare, ma noi non la vedremo mai, in quanto verremo attaccati da dei cosi tipo dissennatori e lei si farà male. Così Barretta chiede a Claudio di unirsi alla missione. Stefania, Claudio e Barretta partono per la missione e dopo essere stati sgamati in metro, scendono e se la fanno tutta a piedi. Dopo ore arrivano al reattore piazzando la bomba, stanno per scappare ma la Shinra rivela il suo piano tramite il presidente in un'immagine olografica, ovvero far sì che i reattori saltano in modo da corrompere l'opinione pubblica e far credere al popolo che tutte le catastrofi siano colpa dei terroristi. Una volta sconfitta una macchina gigante, Claudio cade nella struttura e si ritrova in una chiesa, come non si sa. E qui conosceremo la dolcissima Erit, che tradotto vuol dire aria. Ok, aria che coltiva fiori. Viene attaccata da dei soldati capinato dal turco Renna, un tizio velocissimo con un manganello elettrico al quale faremo il culo. Con il favore dei dissennatori riusciremo a scappare, andare a casa di Aria e ci fermeremo a dormire. Ma la madre di Aria non vuole e quindi scapperemo di notte. Ma Aria ci troverà e verrà con noi. Siamo diretti verso il settore 7 per ritrovare gli altri, ma arrivati a passaggio becchiamo Stefania in abito wow che si sta dirigendo con una carovana chocobo al palazzo di Don Corneo, o Corno per gli amici della pasta asciutta, perché sembra implicato con la Shinra. Insomma, qui per tagliare corto decideremo di andare a salvare Stefania. E dopo aver affrontato arene di gladiatori e balletti, il risultato finale sarà una spesa di 10 milioni di kill per un vestito ad Aria e trasformare Claudio in un tranvione. Vabbè, arrivati al palazzo veniamo drogati con un gas e portati in una sala ove c'è anche Stefania. Picchieremo tutto, anche i vasi, e dopo che il signor Corno ci rivela che la Shinra vuole distruggere il pilastro sopra il settore 7 per far sì che cada tutto e il settore venga distrutto con tutti quelli che ci vivono, ovviamente il tutto dando la colpa ai terroristi, veniamo buttati nelle fogne con una trappola. Una volta fuori saremo nel cimitero dei treni, ove un mietitore tiene le ma cosa c'entra sta parte? Superfluo. Dobbiamo fermare la Shinra che sta buttando giù il pilastro. Muore Biggs. No, non è vero, alla fine del gioco è vivo. Vabbè. Muore Jessica. Cuneo precipita, ma sopravvive. Sul tetto incontriamo i due turchi, Renna e Rude, che sconfiggiamo, ma i dissennatori ci impediscono di fermare Rude, che attiva l'autodistruzione del pilastro. Così Stefania, Barrett e Claudio devono scappare, nel mentre Aria, che è andata a salvare la figlia di Barrett, viene rapita da un boss della Shinra, ovvero Zeng. Tennis. Tennis, cazzo. Tradotto è tennis. Qui si scopre che Aria è l'ultima degli antichi, ovvero coloro che abitavano la Terra prima, e a quanto pare la Shinra la vuole perché sembra che Aria conosca la Terra Promessa, un luogo tipo paradiso. Ok, una volta controllato che Mardin stia bene, i nostri eroi invadono la Shinra, salvano Aria e nel mentre incontrano un cane parlante. Rosso 13, un esperimento, ma la sua importanza in questo episodio è pari a... anzi no, molla randelle ai nemici, grande rosso. Claudio perde i sensi e successivamente si ritrova in una stanza con gli altri che lo hanno soccorso, ma i terroristi, sì perché ce ne sono altri, attaccano il palazzo e tutto va in allerta. Mentre i nostri eroi cercano di scappare dal tetto, vengono fermati da Sephiroth, che doveva essere morto, ma ok, non ci viene proprio spiegato come mai sia lì, o se sia davvero lui. Ah già, Sephiroth vuol dire bizzarro. I nostri eroi cadono dalla struttura, si ritrovano, passano ore per uscire dal laboratorio, salvano il presidente che sta cadendo per fargli fare un video su YouTube dove dice che è tutta colpa sua, ma gli viene trafitto da Bizzarro che si trasforma in Genova. E qui non servono traduzioni, sono quelli che suonano al campanello la domenica mattina. A già Barretta muore trafitto pure lui. I nostri eroi sconfiggono Genova e i dissennatori riportano in vita Barrett perché non era il suo destino morire lì.
Ad ogni modo mi sono scordato di dirvi chi sono i dissennatori, ma visto il cringe del riassunto ve lo dico ora. Sono cose che si assicurano che il destino faccia il suo corso e le cose vadano come il destino stesso ha stabilito. Per questo motivo, dopo aver affrontato e sconfitto ma lasciato andare anche il figlio del presidente della Cina, ovvero Rufus, testa rossa, Claudio prende una moto strafiga e scappa insieme agli altri che sono a bordo di una Pecar e combattono robottoni in strada. Una volta giunti alla fine della statale, Bizzarro compare e richiama sei dissennatori creando un portale ed invitando Claudio ad entrare. Quest'ultimo viene fermato da Aria, che cambia il colore del portale da viola a luce perché quello di prima sarebbe stato un punto di non ritorno. E non ho sinceramente capito in che senso. Ok, i nostri amici entrano e un coso gigante, il destino, si materializza e via, uccidiamo anche il destino. Una volta fatto, ecco che ricompare Bizzarro, ci sfida, lo sconfiggiamo e Claudio, per inseguirlo, viene portato ai confini del mondo, ove il destino deve essere ancora scritto. Allora, per capirci, Bizzarro vuole salvare se stesso ed il pianeta cambiando il destino, ma a quanto sembra dalle immagini mostrate dal destino, invece sta cercando di sterminare tutto. Comunque Bizzarro chiede a Claudio di aiutarlo, ma lui si rifiuta. Delle scene mostrano Zack, il compagno di Claudio, portare via l'amico in spalle, ma teoricamente in quel punto Zack doveva morire con i soldati. Potrebbero trivellarlo da un momento all'altro, ma il gioco lascia questa domanda. Infine, i nostri eroi si ripromettono di fermare Bizzarro, ed una scritta a schermo compare con la dicitura «In futuro continuerà». Grazie Square Enix per i dettagliatissimi tempi che ci hai dato per l'attesa del secondo episodio, maledetti b***i!